Ciao. A meno che non sia davvero, sappio solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. A meno che tu non sia l'unica, unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo. Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire. Si è conclusa la grande settimana del beach volley a Soverato, siamo con Antonio Stella, l'organizzatore, le premiazioni di rito, un successo sicuramente come prima volta qui, una tappa del campionato italiano, l'apertura del campionato italiano di beach volley. Sì, abbiamo fatto una settimana intensa, iniziando con l'Under 19, passando con l'Under 21 e il weekend con l'assoluto. Un grande successo per la location, dove tutti gli atleti provenienti da diverse parti d'Italia sono rimasti contenti dalla spiaggia, da come ha accolto Soverato tutti questi atleti. C'è stata grande collaborazione, logicamente poi alla fine, dopo tanto lavoro, i risultati si sono visti. Questo può essere anche un buon viatico per un futuro ritorno del campionato italiano di beach volley a Soverato. Sì, guarda, parlando con gli addetti ai lavori, qua si può fare veramente tanto, questo è stato considerato un punto di partenza, quindi in futuro vediamo un po' quello che riusciremo a portare di nuovo in questa splendida località che è Soverato. Eleonora Gili è una delle vincitrici di questa tappa del campionato proprio a Soverato, lei ex giocatrice del volley Soverato, torna, vince la tappa e vince anche il premio di miglior giocatrice del torneo, quindi miglior occasione non ci poteva essere. Ma è stato bellissimo, comunque cioè, questa è una gioia che voglio dividere in tutto e per tutto con la mia compagna, con i miei allenatori, perché cioè, stiamo lavorando bene, siamo un team ed era la prima tappa, però a Soverato certo non è una soddisfazione doppia, però spero che sia solo l'inizio di un bel lavoro che stiamo facendo. Beh, diciamo che come prima tappa arrivare subito alla vittoria, diciamo che il buongiorno si vede dal mattino, quindi insomma il lavoro inizia a dare i suoi frutti. Sì, sicuramente, ma stiamo lavorando bene, comunque sono 4 anni che lavoriamo insieme, adesso secondo anno che lavoriamo con la stessa squadra, con lo stesso allenatore e il stesso preparatore, quindi cioè, stiamo dando continuità ad un progetto. I vincitori della tappa di Soverato qui del campionato di beach volley, una bella soddisfazione per partire subito con il piede giusto. Sì, è stato un bel torneo, siamo partiti col piede giusto, e abbiamo disputato una bella finale con 2 ragazzi che conosciamo molto forti, siamo riusciti a tenere alto il cambio palla e quindi ci siamo portati a casa la finale. C'è tanto lavoro ancora da fare perché siamo ancora all'inizio della stagione, però diciamo che avete già dimostrato un buonissimo stato di forma anche. Sì, sì. Adesso, nonostante piccoli imprevisti, a me la schiena e lui un po' di salute, siamo riusciti comunque a fare un grandissimo torneo. Ci tenevo a precisare, è vero che mancano diverse coppie tra le migliori in Italia, però comunque il livello era buono, c'erano coppie di tutto rispetto e quindi siamo contentissimi di essere riusciti a vincere senza concedere neanche un set a questo torneo. Siamo davvero molto contenti. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shout and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.